The Voice Senior, arriva un ex naufrago dell'isola Famosi e scatta la polemica sulla sua età. È attualmente in onda su Rai 2 una nuova edizione di The Voice Senior, il talent show riservato ai grandi condotto da Antonella Clerici, che con la puntata di ieri ha fatto il boom di ascolti, oltre 4 milioni di telespettatori. La giuria, in particolare, durante la serata, è rimasta colpita da una voce molto particolare per qualcuno. Non di certo inedita. Parliamo di Peppe Quintale, comico radiofonico ed ex naufrago di una delle edizioni dell'Isola dei Famosi condotte da Simona Ventura. Una volta salito sul palco, Quintale ha cantato Alta Marea di Antonello Venditti. Ma solo Clementino si è girato. Appena l'ha visto si è messo a ridere incredulo, ma te che ci fai qua? Posso andare a salutarlo? Che voce che ha Peppe Quintale. Anche Gigi D'Alessio lo ha riconosciuto, mai più di 60 anni. 100 kg di peso, ma 60 anni precisi ha replicato il concorrente. Ma in realtà ne avrebbe 59, essendo nato a Napoli il 4 agosto 1963. Qualcuno a tal proposito ha storto il naso sul web, tutto regolare a livello di regolamento. Sappiamo infatti che per partecipare a The Voice Senior uno dei requisiti è avere compiuto effettivamente 60 anni. Comunque, Quintale è entrato a far parte del team di Clementino. Nel frattempo, Loredana Bertè ha cercato di capire chi fosse. La cantante basita ha trascorso gran parte di quel momento a chiedersi ma questo chi è e a guardarsi intorno, scatenando l'ilarità del web. Quintale ha poi osato portando sul palco anche una versione molto personale di Generale. Storico pezzo di Francesco De Gregori. Loredana Bertè è apparsa subito affascinata. Incuriositi anche Clementino e Gigi D'Alessio. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de